Buongiorno, sono Francesca e sono un'infermiera dell'assistenza domiciliare dell'USL2 Marca Trevigiana, Treviso. In questo video vedremo l'esecuzione di una peretta. Prima di procedere all'esecuzione della peretta evacuativa, dovrò predisporre tutto il materiale occorrente: i guanti non sterili, le perette evacuative, un lubrificante. In mancanza di lubrificante, potrò utilizzare del semplice olio, una cerata, il pannolone e la soluzione alcolica. Per l'esecuzione di una peretta evacuativa, la posizione del paziente deve essere una posizione laterale, sul fianco sinistro. Prima di procedere, eseguo l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica. Indosserò i guanti non sterili. Quindi il paziente in posizione laterale, fianco sinistro e le gambe flesse. Posiziono una cerata per proteggere la biancheria del letto. Prendo la peretta, prendo il lubrificante, oppure se non ho il lubrificante posso utilizzare dell'olio. Lubrifico bene la punta della peretta. Inserisco con delicatezza la punta della peretta. E poi con il palmo della mano vado ad inserire il liquido completamente, senza mai rilasciare la peretta. Una volta terminato il liquido, sempre piano, rimuovo la punta della peretta e poi elimino tutto nel rifiuto secco. Vado a posizionare anche un pannolone di protezione, che poi vado ovviamente a chiudere e mantengo il paziente in questa posizione finché non riesce ad evacuare. Rimuovo i guanti ed eseguo l'igiene delle mani con acqua e sapone.